Un po' perché grazie ai social, anche se nella tua vita o nel tuo lavoro sei così così, con un bel filtrino Hudson, magari la gente ci casca. C'è chi ci si compra le case, c'è chi ci vince le elezioni, c'è chi ci scopa e c'è invece chi ci ha aperto i ristoranti. Buonasera Silvano Morgagni, bentornato al Paese Reale. Buonasera. Buonasera dottor Ferrario. Morgagni, io ho paura a chiamarla chef, perché se non ho capito male, lei non ama le etichette. Le uniche etichette che amo sono quelle che certificano che il cibo sia equo e solidale, coltivato da agricoltori in difficoltà, come ad esempio il mio caffè, che io acquisto solo da una comunità di bambini fantasma di Bucarest. E com'è questo caffè? Dica la verità. Non importa che sia buono, l'importante è che sia giusto. Comunque macchiato se può bere. Ecco, però, Morgagni, io sapevo che voi cuochi dovreste essere tipo degli alchimisti dei sapori, no? Tutto il giorno tappati a fare gli abbinamenti. Io la vedo tutti i giorni su Instagram, sta sempre in televisione, oppure a sovvertire l'ordine costituito nelle manifestazioni. Ma quando cucina? Vede, Ferrario, io non sono mai stato un cuoco. Colpo di scena! Io sono nato come spirito libero e in seguito sono la persona che ha portato il food blogging in Italia. Sono stato il primo a fotografare gli hamburger al chiosco dello Zozzo nel 2008. Mi piavano tutti per culo. Ma poi la storia mi ha dato ragione, guarda un po'. Ma quindi lei cucina o no? Guardi, onestamente, so più bravo a fare le foto. E quindi i piatti chi li cucina alla fine? Ciapalla, guardalo. È in treno. Ciapalla, quando esce la carbonara? Un minuto, capo. Oh, vedi, puntuale come un tweet di Alexandria Ocasio-Cortez. Sì, però Morgagni, io faccio fatica a comprendere che lei, che dovrebbe essere uno chef, in cucina ci entra solo per fare le foto. Ferrario, guardiamoci negli occhi. Ma chi c'ha più tempo per cucinare? Quando ho iniziato a fare foto ai panini, ho sentito che in Italia tirava un vento nuovo, il vento del cambiamento. Insomma, gira gira, sto vento in 4 anni mi ha portato 1 milione di follower su Instagram. Gli ultimi mi hanno eletto a riferimento. E io mi sono caricato sulle spalle questo fardello, per iniziare un percorso di lotta politica in cui le mie armi sono le posate. Seri bisogna esserlo, non dirlo e magari neanche sembrarlo, come diceva Pierpaolo Pasolini, sì, scusa, la persona che ha ispirato maggiormente la mia vita e le mie chips. Questo senz'altro, però scusa, la pubblicità dei Viustel esattamente dove si colloca nel percorso di lotta armata, Morgagni? Ma che c'entra? Quella è Realpolitik. La pubblicità dei Viustel logora chi non la fa. Ah, cita pure Andreotti, ma... Quindi però, Morgagni, tiriamo giù la maschera, alla fine lei è tutta apparenza. Cioè, lei è il divo, anzi il divino Telma da ristorazione. Ferrario, si vede che lei non conosce la politica. Io le foto ai piatti le devo fa. Oggi la gente segue prima il feed che il food. E se il food non sta nel feed, la gente non si fida. E comunque, ma che gliene frega la gente se cucino io o no? Ciapalla sta in cucina, mica in sala. Vabbè, qui insomma, ci stai dicendo che alla fine i bengalesi sono i responsabili del successo della cucina italiana. Ma certo, e lo sa perché? Perché hanno il tempo per impararla. Ciapalla, puoi mettere in carica il telefono che sono già al 6% e la giornata è lunga. Senti, hai fatto una foto alla riduzione di Blatta di Capena? Ancora no, capo. La dobbiamo fare allora. Falla per cortesia. E allora grazie al divino Telma, grazie Morgagni, davvero. Grazie a lei e agli ultimi. Sì, gli ultimi, è una fissa, questa è la fissa degli ultimi.